sono ricordata che non ho portato le mie medicine. Possiamo trovarle da qualsiasi altra parte. Sì, però non credo di poter saltare neanche un giorno. Rue, troveremo una soluzione, te lo prometto. Jules, io non credo che sia una buona idea. Rue, è stata una tua idea. So che è stata un'idea mia, ma non credo più che sia una buona idea, è questo che intendo. Un'idea strepitosa, non so di che stai parlando. Puoi rallentare? Devo rifletterci. È che non voglio che mia madre si preoccupi per me, Jules. Rue, non è molto lontano e noi staremo bene e tu le telefonerai. Ok, ma che dirò, Gia? Si sveglierà domani mattina e si accorgerà che sono sparita. Tranquilla, andiamo. Ci divertiremo. Rue! Andiamo! Ti prego. Ti voglio bene. E ci saranno dei momenti di gioia, per lei e per te. Momenti che sembreranno così normali, sereni e piacevoli, che ti troverai a pregare che durino per sempre. Anche se lei è solo una bambina. E la parte più difficile dovrà ancora arrivare. E poi a 16 anni andrà in overdose. Rimarrai in coma 4 giorni e tu non saprai se vivrà o se morirà. Ma quando si sveglierà, avrà l'opportunità di ripulirsi dalla droga, di diventare una persona diversa, una persona migliore. Sarà questa la parte più difficile. Non importa cosa dirai, farai o vorrai, sarà lei a dover decidere. E tu potrai solo sperare che lei dia a se stessa l'occasione che merita.